Bentornato PlayStation Magazine. Mi è rimancato tanto. Ciao ragazzi, benvenuti su Ali from the Block, IFTB Channel. Io sono Ali e quest'oggi, come avete potuto vedere dall'introduzione, sono qui per un video speciale perché è uscito in questi giorni il nuovo numero di PlayStation Magazine, PSM. Ragazzi, una rivista storica per noi amanti dei videogiochi, per noi gamer amanti soprattutto della PlayStation. Chi non sapesse che cosa è PlayStation Magazine, PSM, ne faccio un breve excursus. Praticamente PSM nasce negli Stati Uniti nel 1997 e arriva in Italia nel 1998, a quasi 25 anni dal primo numero. Quindi, in questo ottobre 2023, si è scelto di tornare a pubblicare in edicola la rivista di PSM. E voi direte: ma sono dei pazzi? In questo periodo in cui va tutto digitale, ormai la gente è presa dai vari social, internet ha preso ormai piede praticamente da una quindicina d'anni per quanto riguarda un po' tutti, però si è scelto di rifare la rivista di PSM e di riportarla in edicola. Il prezzo, ve lo dico subito, ma chi, insomma, chi segue i videogiochi lo sa già, per circa 130 pagine, cioè 130 anche meno, 114 pagine, è di 9,90 euro. Sì, lo so ragazzi, il prezzo è un po' alto, ma si tratta di una rivista che uscirà a cadenza bimestrale, quindi uno ogni 2 mesi. Il prossimo numero uscirà il 15 dicembre. Ora qui vi farò vedere un po' quello che è all'interno. Io non l'ho ancora letto, ma è un video di presentazione più che una recensione appunto di PSM. Come detto, il primo numero in Italia è uscito nel 1998, sono 25 anni fa ormai. L'ultimo numero era uscito 6 anni fa, nel 2017, quando appunto Edizioni Sprea, che è la stessa che ha, insomma, fatto uscire, la casa editrice che ha fatto uscire di nuovo PSM, aveva fatto uscire 3 numeri nel 2017. Quindi poi, ovviamente, come ben sappiamo, l'edicola è in difficoltà, il cartaceo è in difficoltà e tutti vedevano e vedono ancora molte volte recensioni da youtuber specializzati e non, insomma, nel mondo insomma, di YouTube e di tutte le altre app e di quello che ormai internet bombarda dalla mattina alla sera. Può sembrare una pubblicazione antica, arcaica, però PSM, ragazzi, per noi nostalgici gamer è un qualcosa di incredibile. Io l'aspettavo, come sulla notizia l'avevo letta su Facebook, rimasi come tutti noi nostalgici gamer estasiato, e quindi ho detto: no, lo devo prendere. Quindi stamattina sono andato in edicola e ho comprato questo numero. L'ho solo sfogliato, non l'ho letto per ora, vi farò vedere qualcosina. È giunta l'ora di smuovere di nuovo questo mortorio. Quindi PSM Team, quello vero, qui c'è una specie di introduzione, una specie di editoriale. La copertina è stata disegnata da Jacopo Camanni, e poi c'è proprio il team dei giornalisti e recensori che all'epoca facevano parte di PSM. Praticamente loro qui dicono che hanno fatto di tutto per riunire tutti quei recensori, e in parte ce l'hanno fatta, perché vi faccio alcuni nomi: abbiamo Carlo Chericoni, scusate, Luca Carta, Diego Malara, Sergio Pennacchini, Francesco Serino, John Caminari, Gabriel Galliani e Giorgio Meo. Qui ci sono tutti i nomi e insomma le loro specializzazioni. Più che altro Carlo Chericoni è l'editor anziano, ad esempio, Luca Carta coordinamento redazionale, Diego Malara editor saggio, l'editor vincente Sergio Pennacchini, l'editor espertone Francesco Serino, che saluto perché ho anche la sua amicizia su Facebook, John Caminari Nippo editor, Gabriel Galliani editor a sorpresa, e Giorgio Meo redattore grafico. E questa è tutta la redazione. Ci dicono appunto i loro hobby, che fine hanno fatto, che genere di gioco amano, e poi c'è il sommario, che, come potete vedere dalla copertina, si parla appunto del mio preferito di sempre, che è Resident Evil. Io amo il survival horror, amo Resident Evil, e quindi qui si parla nei panni di Leon. I primi articoli sono appunto di Resident Evil 4 Remake, di cui ho portato anche i gameplay qui sul canale, e ci sono varie, insomma, articoli che parlano di Resident Evil 4 Remake nei panni di Leon. C'è anche Jill qui, se potete vedere.
La storia proprio ci fanno alla fine un excursus della storia di Resident Evil, nostalgia, PlayStation, i segreti della mitica scatoletta grigia, quindi ci parlano proprio della PlayStation in generale. Poi ci sono le recensioni, loro dicono le recensioni più oneste di Final Fantasy 16, Baldur's Gate 3, Armored Core 6, Fires of Rubicon e poi, ragazzi, questa è veramente una chicca da fine anni 90, da vera nostalgia, si parla di Legacy of Kain. Che magari i più piccoli forse non conosceranno, ma chi è oltre i 30 anni come me lo conosce e come. Qui abbiamo appunto Kane. Ragazzi, anche Raziel, che era il personaggio principale, vampiro. Insomma, ragazzi, ci sono recensioni, articoli vari riguardanti i videogiochi, le anteprime. Ora non ve lo diciamo. Vi faccio vedere più che altro anche le recensioni. Qui c'è Dead Space, ad esempio, l'ho detto, ragazzi. L'ho un po' sfogliato, ma non l'ho ancora letto. Però quello che posso dirvi, qui si parla pure di Outlast addirittura, che io ho apprezzato molto come survival horror in prima persona in questo caso. Clock Tower, si parla un po' di survival horror, Forbidden Siren, Project Zero, ragazzi, mamma mia, veramente. E insomma, questo, infatti, qui praticamente viene detto i 10 giochi horror da provare assolutamente. Quindi. Ragazzi, è pura nostalgia. Qualcuno, come detto, potrà dire: ma ormai le riviste non vanno più, in edicola non vendono. Poi 9,90 euro è tanto. Sì, lo so, ragazzi, è un po' tanto 9,90 euro, però almeno il numero uno, secondo me, va preso. Io poi non so se continuerò a prenderlo, ma conoscendomi, tra 2 mesi molto probabilmente prenderò anche il numero due. Tra l'altro, ho visto su internet che si può fare anche l'abbonamento. Sicuramente in un anno, ovviamente, essendo bimestrale, usciranno 6 numeri e si può fare l'abbonamento. Quindi al posto di 60 euro potete pagare 39,90 euro. Quindi è conveniente. In quarta di copertina troviamo Hotel Barcellona, Casi Strani, dietro le quinte, giochi flop, cioè più o meno questo mi sa che è quello che vedremo nel prossimo numero. E soprattutto c'è questa cosa qui che non ve la leggo tutta, ma loro dicono praticamente quando quasi 25 anni fa arrivò nelle edicole il primo numero di PSM, fu una piccola rivoluzione nel campo dell'editoria videoludica italiana, fatta da appassionati per appassionati, metteva sempre il lettore al primo posto, coccolandoli con anteprime esclusive, guide strategiche, insomma, ragazzi, ripercorre un po' la storia di questa famosissima rivista amata da tutti noi gamer. E io, se siete come me e amate i videogiochi, è da sempre, perché io, ragazzi, la mia storia con i videogiochi è più che ventennale, più di 20 anni, cioè, sì, anzi, si può dire che sono 25 anni che gioco. Ai videogame, sono un gamer appassionato da sempre, lo sapete. A proposito, il 27 esce Alan Wake 2 e vi porterò il gameplay del primo episodio. Non farò la serie, ma il primo episodio lo porterò qui sul canale, quindi seguitemi. Però ragazzi, niente, il 15 dicembre, come detto, uscirà il numero 2 di PSM. È una rivista nostalgica per noi nostalgici. Chiamateci pure boomer, chiamateci nostalgici della prima ora. Chiamateci fuori moda, ma PSM, PlayStation Magazine, è da acquistare assolutamente perché è un qualcosa di incredibile, ragazzi. Per me, cioè io già lo sono nostalgico, quindi come potevo non acquistare una rivista così? Quindi tutti voi, ragazzi, tutti noi gamer, dobbiamo assolutamente acquistare almeno il primo numero. Se non li volete fare tutti, nessuno, insomma, vi obbliga a farli tutti ed acquistarli tutti, però il numero uno, secondo me, da nostalgici gamer. Va preso, quindi PlayStation Magazine ritorna in edicola ed è un grande ritorno, quindi tutti i miei complimenti ai redattori e chi ha anche la Sprea Edizioni che ha messo di nuovo in moto questa macchina organizzativa per PlayStation Magazine. Vedremo se acquisterò il numero 2, credo proprio di sì, magari lo porterò anche qui sul canale, vi porterò una recensione proprio approfondita del numero 2, ma anche di questo numero 1 quando lo leggerò. Vedremo, ragazzi, vedremo come risponderete, ma di certo è che PSM, PlayStation Magazine, ritorna. E io sono felicissimo, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi del ritorno di PSM, se come me amate i videogiochi. Insomma, supportatemi. Se per la prima volta vedete il mio video, mettete like e iscrivetevi al canale se già non lo siete. Continuate a supportarmi perché comunque, tra mille difficoltà e mille impegni, io comunque sto cercando sempre di portare dei contenuti, sempre in nome della passione, delle nostre passioni e dell'amicizia, seppur virtuale, che ho con voi, e per me è davvero un piacere. Quindi, ragazzi, mi raccomando, grazie ancora per aver visto il video, grazie per il supporto, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!